Tripudio di alpini a Vicenza, le fanfare, le emozioni delle penne nere anche a Bassano, aspettando la lunga diretta di questa sera. Giornata di presentazione delle liste e dei programmi in vista delle prossime elezioni amministrative. Ennesimo attacco di lupi in altopiano, ferite gravemente due asini. Tanta paura la scorsa notte per un 25enne scivolato nell'argine del fiume. Automobilista investe un 16enne in bici e scappa, tragedia sfiorata a Bessica. Restano bloccati su un isolotto in mezzo al Brenta, per recuperarli interviene l'elicottero. Inaugurata stamattina la nuova piazza di Cartigliano, cuore pulsante del paese. Volley Bassano e progetto Ci sto a fare fatica, insieme per una nuova sfida. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori. Quella di questa sera possiamo definirla una parentesi dedicata all'informazione in quella che è una giornata dedicata alle penne nere, alla 95esima edizione della Adunata Nazionale degli Alpini, che noi di Rete Veneta vi stiamo trasmettendo passo dopo passo in diretta sia da Vicenza che da Bassano. E proprio a Vicenza c'è per noi in diretta Ferdinando Garavello insieme a Edoardo Alberti, perché insomma chi meglio di loro, che sono nel cuore pulsante di questa festa, possono raccontarci le emozioni di questa adunata. Se non sbaglio, Ferdinando, dietro di te quelli sono gli alpini di Sant'Eusebio. Allora, buonasera Alex, buonasera naturalmente anche ai nostri telespettatori. Abbiamo trovato in tutto questo che c'è a Vicenza, abbiamo trovato gli alpini di Sant'Eusebio, sezione ANA Montegrappa. Hanno avuto il piacere di fermarsi con noi per questo inizio di telegiornale. Insomma, è andata bene oggi, vi siete divertiti? Benissimo. Pronti alla festa di questa sera? E domani, siamo permesso che siamo in diretta, e domani si parte con lo sfilamento, domani mattina, quindi stasera ci si diverte, domani tutti pronti e precisi. Noi ricordiamo che questa sera saremo in diretta dalle 20:30 per raccontare la serata con i cori, le fanfare, tutto il colore di quello che vedete dietro di noi, ma naturalmente c'è tutta Vicenza invasa da alpini che arrivano davvero da tutta Italia. Domani mattina saremo in diretta anche dalle 7 per tutto il giorno, fino alla sera, fino allo sfilamento di Vicenza, fino al passaggio della stecca, e l'anno prossimo si va a Biella. Allora, noi ringraziamo gli amici di Sant'Eusebio che ci hanno fatto da cornice, ci vediamo poi in centro naturalmente per la grande festa, e vi ricordiamo ancora le dirette di questa sera. Volevamo solo raccontarvi com'è andata oggi, una festa bellissima. Abbiamo visitato tantissimi campi, siamo stati accolti a braccia aperte in tutti i campi di Vicenza, in tutti gli attendamenti. Abbiamo visto tradizioni da tutta Italia, abbiamo visto veramente storie da tutta Italia, abbiamo raccontato la storia di Novelli Sposi, abbiamo raccontato la storia della damigella che era venuta con la sposa qui a Vicenza nella speranza di trovare un fidanzato alpino, abbiamo raccontato compleanni, addio al celibato. È stata una giornata veramente veramente bellissima, e vi invitiamo, ovviamente invitiamo i nostri telespettatori a seguirci ancora nelle dirette che continuano, ricordiamo dalle 20:30, poi domani mattina tutta la cronaca di una giornata che si preannuncia gloriosa. Alex, noi vi cediamo la linea perché c'è ancora tanto da raccontare. Adesso andiamo in centro perché c'è davvero tanto, tanto, tanto da vedere e da raccontare. E tanto è stato già raccontato da voi, da tutti i colleghi tecnici che insomma stanno seguendo dalla regia questo appuntamento così importante, questa 95esima adunata nazionale degli alpini, che insomma sta regalando emozioni straordinarie. Grazie a Ferdinando Garavello. Noi adesso apriamo la pagina politica, una pagina politica estremamente ricca, quella di questa sera. Partiamo da insomma il candidato sindaco di Bassano, Nicola Finco, che lo sappiamo appoggiato dalla Democrazia Cristiana, che proprio oggi ha presentato la sua lista.
Democrazia Cristiana di Bassano presenta la sua lista di appoggio al candidato sindaco leghista Nicola Finco per rilanciare la città. Ridare centralità a Bassano, salvaguardare i servizi che ci sono e migliorarli e implementarli, e cercare di riattrarre servizi che diano centralità a questo territorio e risposte alle esigenze dei cittadini che vivono in questo territorio. Dare così anche più sicurezza a questo territorio, sicurezza intesa per esempio come riqualificazione dell'offerta dei servizi pubblici, l'ospedale, cruciale, primo tra i primi punti, ma anche la sicurezza delle persone. Noi abbiamo un sacco di persone anziane o fragili che rischiano di cadere nella solitudine. Lei ha detto una cosa molto chiara: a Bassano c'è bisogno che ritorni la politica con la P maiuscola. Il dato è che Bassano in questi anni non ha avuto politica. Il tribunale, tanto per intenderci, lo perdiamo anche per evanescenza della politica e dell'amministrazione. Avere politica significa avere leadership. Avere leadership significa essere attrattivi amministrativamente, e essere attrattivi vuol dire che i servizi rimangono. E il candidato sindaco Finco vuole ricordare come l'alleanza Lega DC non sia una novità dell'ultimo momento, nell'ottica del consolidamento del centrodestra. È un'alleanza che già è nata nel 2010, quando il presidente Zaia si è presentato per la sua prima volta. Ci ricordiamo, c'era l'alleanza di centro di Luigi D'Agrò. Oggi questa forza di centro ha deciso di sposare il mio progetto politico, che è un progetto basato prima di tutto su un programma chiaro, su un rilancio del ruolo di Bassano del Grappa, ma soprattutto anche su una squadra coesa, cosa che non abbiamo visto in questi anni. E oggi è stata presentata anche la lista della sindaca uscente Elena Pavan. A Bassano la sindaca uscente Elena Pavan presenta la squadra che la affiancherà nella corsa alle prossime amministrative. 24 nomi, 14 donne e 10 uomini, professionisti e professioniste di svariati settori che hanno portato con sé un oggetto che potesse meglio rappresentare il loro impegno. Tante riconferme, ma anche tanti volti nuovi. Tanti progetti, sicuramente vicinanza alle persone con tante sensibilità diverse, si va dal sostegno contro la violenza sulle donne al sociale, agli anziani, anche alla sensibilità per il mondo degli animali. Tante competenze diverse, diversificate, espressioni di realtà diverse, dalla scuola alla sanità, al sociale, al commercio, all'imprenditoria, quindi ciascuno con delle competenze che possano essere in grado di dare un contributo concreto allo sviluppo della nostra città. Perché votare la sua lista? Perché è fatta di persone che amano la nostra città, la mettono davanti ad ogni cosa, hanno una convinzione forte nel bene della comunità, sono apartitiche e sono disinteressate nel voler mettersi a disposizione della collettività. Restiamo nella pagina della politica cittadina, parliamo di È il Momento, la lista che oggi ha presentato la sua idea di Bassano, città verde e sostenibile. Corridoi verdi e mobilità dolce, È il Momento presenta la sua idea di Bassano del Grappa. Ci immaginiamo una Bassano molto verde che non solo abbia dei parchi, ma in cui questi sono interconnessi, a creare dei veri e propri corridoi verdi, fruibili in bici, a piedi, di corsa, in carrozzina, in modo sicuro, separato rispetto al traffico delle automobili, e che quindi crea un collegamento sostenibile di mobilità dolce nel territorio. C'è un fatto politico molto importante nella nostra proposta, ovvero portare il turismo e la mobilità non solo nel centro ma anche nei quartieri periferici. Quindi l'idea è quella di collegare dal Parco San Bastiano al Parco San Giovanni Paolo II a tutta la parte della Fornace e della centrale idroelettrica, e collegandola con appunto percorsi sicuri, ciclabili, pedonali e soprattutto alberati, dove le persone possano vivere, star bene, passare del tempo e anche arrivare al centro in maniera sostenibile. L'idea è quella di far arrivare Bassano a livello delle città europee. Sì, esatto. Noi crediamo che grazie a queste proposte Bassano può essere una città europea e anche ospite di un turismo sostenibile che si merita. A questa si aggiunge un'altra idea che risale ancora al 2001 su progetto dell'architetto Lucas Maniotto, legata alla realizzazione di una passerella sul fiume Brenta. Un attraversamento posizionato circa a 1,5 km a nord del Ponte Vecchio, all'altezza di Contrada dei Cani sulla sponda sinistra e a nord di Villa Bianca e Michele sulla sponda destra, che avesse poco impatto dal punto di vista ambientale, visivo,
con uno scopo di essere, come dire, il punto focale per rilanciare tutta l'area nord dal punto di vista turistico e dal punto di vista culturale e ricettivo. Vi abbiamo detto una ricca pagina di politica cittadina fra chi oggi ha presentato le proprie liste e chi invece ha avuto modo di parlare delle proprie idee, come nel caso di Europa Verde e Bassano per Tutti. Riqualificare l'area compresa tra il complesso di Monsignor Negrin, oggi proprietà ULS, e le piscine di Agnolin per creare uno spazio a servizio soprattutto della terza età, nell'ottica di dar vita a un'oasi verde interattiva per l'intera città di Bassano. Europa Verde e Bassano per Tutti, a sostegno del candidato sindaco Roberto Campagnolo, delineano così il loro progetto. A noi sta molto a cuore la qualità della vita delle persone, in particolare in questo momento degli anziani. Per questo motivo vogliamo anticipare un processo di amministrazione per Bassano e vogliamo immaginare insieme alla città, con un processo partecipato, un polo di cura e di servizi alla persona per gli anziani e per le persone in difficoltà qui, ad esempio nell'area di Monsignor Negrin. Lo diciamo perché fra 10 anni il 30% dei bassanesi sarà anziano. Questo significa che dobbiamo anticipare i tempi e governare il cambiamento demografico che abbiamo davanti. Qual è la sfida? Rileggere queste due aree, capire se e come poterle integrare per offrire, riqualificando, rigenerandole e salvando quello che è un patrimonio architettonico tutelato e un parco di notevole interesse, dare degli spazi, dei volumi in cui potersi occupare, dare servizi alla terza età, tipo causa intergenerazionale, con situazioni anche di coinvolgimento del quartiere. Quindi prendersi in carico in modo alternativo di una fase della vita importante della città, ma renderla permeabile e attiva anche da un punto di vista proprio psicomotorio, visto che abbiamo una struttura sportiva accanto, in coerenza con la città. Su questo ci impegniamo, abbiamo un anno di tempo dal momento dell'insediamento per parlarne con i cittadini, con i soggetti interessati, per fare un progetto e nel 2026 per cercare di prendere i finanziamenti europei. Chiudiamo la pagina politica, passiamo alla cronaca, ennesimo attacco di lupi in Altopiano, feriti gravemente 2 asini. Mi hanno proprio scavalcato 2 rete alte 2 metri e hanno aggredito gli asini, li hanno tutti azzannati. Rete scavalcata e asini vivi per miracolo, non si fermano gli attacchi dei lupi in Altopiano, l'ultima predazione ancora una volta nell'allevamento di Ernesto Rigoni. 2 animali gravemente feriti, sopravvissuti grazie ai latrati dei cani che hanno svegliato a notte fonda Ernesto. Per fortuna avevo 2 cani fuori e mi hanno avvisato, ho sceso di corsa dalla casa in pigiama e con una pila, una grande torcia, li ho spaventati e li ho salvati in extremis. Asini ancora vivi ma con ferite profonde in tutto il corpo. Sono tutti morsicati dietro, tutti azzannati, è un disastro insomma. Sono 20 gli asini di Ernesto Rigoni predati negli ultimi anni, una situazione ormai diventata insostenibile per i malgari allevatori del territorio che fanno i conti ogni giorno con paura, animali uccisi e nuovi stili di vita. E non si può più andare avanti, guardi, è una situazione, perché tutta anche questa notte appena trascorsa mi sono alzato 2 volte perché passano continuamente, i cani abbaiano, non c'è più la tranquillità di prima insomma. Grave incidente questa mattina lungo il Terraione a Vigo d'Arzare. È ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva all'ospedale di Padova un motociclista 19enne di Bassano del Grappa che si è scontrato contro un furgone. Alla guida una donna. Le condizioni del centauro finito fuori strada sono apparse subito molto gravi. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sulle cause dell'incidente sta indagando la polizia stradale. Un altro incidente, questa volta a Bessica di Loria. Un giovane ciclista investito da un'auto con il conducente del mezzo che si dà alla fuga e poi viene individuato dai carabinieri. È il bilancio di quanto accaduto ieri sera attorno alle 19.30 a Bessica di Loria in via Cantoni. Un 16enne che stava pedalando in sella alla propria 2 ruote è stato centrato da una Peugeot 208 guidata da un 28enne del posto. Il conducente, secondo una prima ricostruzione, al posto di fermarsi ha proseguito la propria corsa venendo successivamente rintracciato grazie alle indagini eseguite dai carabinieri.
carabinieri della compagnia di Castelfranco al lavoro per i rilievi di quella che poteva essere una tragedia. Il ragazzino, soccorso dal 118, è stato elitrasportato all'ospedale Caffoncello di Treviso in condizioni serie. Il guidatore è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. E tanta paura la scorsa notte per un 25enne scivolato nell'argine del Brenta. Scivola nell'argine facendo un volo di 5 metri, ma riesce in extremis ad aggrapparsi ad alcuni rami, evitando di cadere nelle acque del Brenta. Il malcapitato, un 25enne residente in provincia di Trento, si trovava verso le 3 della scorsa notte in località Londa di Valstagna, in comune di Val Brenta, quando ha messo un piede in fallo. Seppur ferito, è riuscito ad attaccarsi alla vegetazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi, allertati dagli amici. I vigili del fuoco, arrivati da Bassano, si sono calati con tecniche SAF, spelo alpino fluviali, riuscendo a raggiungere il giovane, che è stato messo in sicurezza, recuperato, portato sul piano stradale e affidato alle cure dei sanitari del SUEM 118, che l'hanno portato in ospedale per gli accertamenti. Sul posto anche i carabinieri. Giornata indimenticabile per Cartigliano. Oggi è stata inaugurata la nuova piazza. L'emozione è tantissima. Abbiamo, penso che i cartiglianesi oggi abbiano il cuore che pulsa in un modo infinito, anche perché è stato creato un luogo dove le famiglie, i bambini, i ragazzi potranno ritornare a vivere il centro del paese. Torna a pulsare di vita la nuova piazza di Cartigliano nell'ottica di un più ampio processo di riqualificazione del paese. 1.200.000 euro il costo dell'intervento, durato 7 mesi, di cui 1 milione da finanziamento PNRR. Importante anche il contributo dei privati e delle aziende locali. A questi si aggiungono altri 270.000 euro per la sistemazione della barchessa a nord di Villa Morosini Cappello. Finalmente anche Cartigliano avrà la sua colonna con il leone marciano che rappresenta la nostra regione Veneto. Eravamo uno dei pochi comuni nel quali non era presente. Da oggi finalmente anche il leone proteggerà Cartigliano. Dopodiché la novità comunque più grande è quella di aver creato un posto di aggregazione con panchine. È ritornata la fontana, dove le famiglie potranno godere dei momenti indimenticabili e ricordarli per sempre. Un occhio di riguardo anche per le attività commerciali presenti e future. È fondamentale questa nuova Cartigliano, questo centro del paese nuovo, proprio per il commercio. Stiamo cercando una collaborazione con la Confcommercio per dare degli aiuti a chi verrà a Cartigliano a aprire una nuova attività. Parliamo adesso di Volley Bassano e di un progetto molto particolare insieme ai ragazzi di Ci sto a fare fatica. Fatica nello sport, fatica nel volontariato, un principio comune tra la Volley Bassano e il progetto Ci sto a fare fatica, una coppia che crea un forte sodalizio coinvolgendo giovani da tutto il territorio. L'idea è venuta perché da anni noi ospitiamo qua i ragazzi nella loro attività di Ci sto a fare fatica, e fondamentalmente la nostra società è una società improntata su questo principio qua, che tutti ci stanno a fare fatica, a cominciare dai ragazzi ai dirigenti, agli allenatori. Sudore sul campo, sudore per la collettività, Ci sto a fare fatica, un messaggio che il Bassano Volley porterà con sé anche sul terreno di gioco. Noi siamo contentissimi e orgogliosi che il Bassano Volley abbia deciso di mettere il logo del progetto nella maglietta, e anche perché appunto alcuni dei ragazzi che giocano all'interno del Bassano Volley hanno partecipato anche al progetto negli scorsi anni, quindi questo ci permette sicuramente di facilitare reclutamento di nuovi ragazzi che parteciperanno al progetto, ma allo stesso tempo anche di nuovi tutor. Un progetto che coinvolge giovani tra i 14 e i 19 anni, accompagnati da tutor dai 19 ai 30 anni e poi di supporto una figura di riferimento adulta, un nuovo modo di disegnare la società. Una volta c'erano gli oratori, che erano da bacino per i nostri ragazzi dal punto di vista educativo. Adesso è un po' più difficile. E invece adesso ci sono società sportive che lavorano molto sui ragazzi, danno aggregazione, fanno educazione e creano quelle basi educative per formare dei buoni cittadini. Brutta avventura per 2 sedicenni rimasti bloccati su un isolotto in mezzo al Brenta.
Hanno raggiunto un isolotto in mezzo al fiume Brenta, all'altezza di Via dell'Argine a Fontaniva, ma non sono più riusciti a tornare indietro a causa della forte corrente. Immediata l'allerta ai vigili del fuoco, protagonisti due ragazzi di 16 anni che assieme ad alcuni amici e un animatore di una comunità del posto avevano raggiunto l'area del fiume per trovare refrigerio. Viste le difficoltà per raggiungerli è stato necessario l'intervento dell'elicottero dei pompieri di Venezia che ha recuperato gli adolescenti e li ha riportati sulla terraferma. Sul posto anche i carabinieri di Cittadella. La chiesa di Taggi di Sopra era troppo piccola per contenere tutti gli amici accorsi a salutare Michael Boschetto. È il sorriso di Michael Boschetto, il cappello di paglia calzato in testa, la felicità dipinta sul volto baciato dal sole e la scritta «Piccolo Bosch, cappello di paglia, viaggia verso il grande blu» ad accogliere la famiglia e gli amici nel lungo giorno dell'ultimo saluto. L'affetto verso il 31enne ucciso da Giacomo Friso due sabati fa all'alba, con una coltellata al fianco al termine di una violenta lite scoppiata tra i due, traspare tutto dai due cartelloni che vegliano tutta la celebrazione funebre. In quello rosso le foto di Michael si susseguono, nella scritta «Starai giocando a briscola con i tuoi cari, una delle passioni del giovane». È troppo piccola la chiesa parrocchiale di Taggi di Sopra per contenere la famiglia e gli amici del 31enne. Tanti aspettano l'uscita del feretro sul sagrato. La bara coperta di rose blu e gialle, di margherite bianche, a Michael, ai suoi genitori, alla fidanzata Blen, le parole di conforto di Don Francesco Frigo, parroco dell'unità pastorale di Villafranca Padovana. Nessuno è sbagliato, ricorda il sacerdote nell'omelia. L'ultima parola per Michael sia resurrezione. Gli amici conserveranno il tuo sorriso. Vai in pace. Il silenzio e le lacrime accolgono l'uscita del feretro di Michael Boschetto dalla chiesa, consacrata ai santi Cosma e Damiano. In tanti fanno una carezza sulla sua bara, in tanti si stringono alla sua famiglia. L'indagine sulla tragica morte che ha spezzato la sua giovane vita va avanti. In carcere dovrà risponderne Giacomo Friso. Dopo la cremazione, Michael Boschetto riposerà nel cimitero di Villafranca Padovana. Vi ricordo l'appuntamento importantissimo con la diretta di domani a partire dalle 7 del mattino per seguire tutto lo sfilamento e insomma questa giornata storica per Vicenza, per tutto il Veneto. TG Bassano finisce qui, io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e non posso che augurarvi buona serata sempre su Rete Veneto.